fosse addirittura eticamente giusto sottoporre, tentare di sottoporre ad una, a delle domande, la povera bambina che era lì, non era nemmeno una persona, era ridotta a un piccolo tronco di carbone, veramente, lo dico, una cosa impressionante, una cosa non... E queste domande che io le feci non furono solo quelle che noi abbiamo sentito come ultime, andò così, se le posso certo, raccontare. È proprio questa la domanda. Andò così, che io andai con la polizia, i carabinieri, eccetera, eccetera, con tutto piccolo apparato investigativo. E il problema era fare riemergere Falmina dal coma farmacologico. La tenevano in coma per non farla morire di dolore, questo era un po' il meccanismo, quindi per poterla sentire bisognava farla riemergere lentissimamente fino a livello di coscienza tale da poter parlare. Questo accadde grazie a dei medici del policlinico, della rianimazione, molto molto, ma tutti erano solidali, tutti erano pronti a fare quel, il medico più quel rianimatore, era più quello che la sentì per mio incarico. Il dottor quando Fiore. Emerse, siccome il dottor Fiore. Il dottor Fiore, certo. Quando riemerse un po', io le feci una serie di domande molto più articolate di quelle, proprio più discorsive, più classico esame di un test, di un testimone. E Palmira disse cose che furono verbalizzate, le disse con una precisione, un racconto che si concludeva con quella espressione, con quella frase che lo disse a me questo e noi lo verbalizzammo. Disse che della vita si era stancata, che ormai voleva soltanto morire e trovarsi poi nelle mani di Cristo che l'aspettava. Queste parole terribilmente lucide, no? Lucide, non un delirio, un sogno, un sonno, no. Lucide queste, lucidissime, al punto che io dopo averlo verbalizzato in presenza, c'era uno psichiatra, c'era i medici, c'era un apparato di garanzia per la bambina, diciamo, e scendendo le scale del policlinico fui preso da un dubbio. E mi dissi, è probabile, mi risposi, è certo, che nessuno ci crederà. Si penserà al classico verbale pomposo, artefatto, calcato, rafforzato nel pathos e così via. Mentre la verità era proprio quella, testualmente, tornai indietro e feci registrare queste domande. Proprio perché avevo una sensazione, ma proprio una sensazione che non aveva molta strada questa cosa, era talmente fuori dalla ordinarietà la vicenda proprio e il modo di porsi di questa ragazzina, fuori nel senso della lucidità, nel senso della correttezza, nel senso del coraggio col quale visse quel suo momento terrificante, e fece questa registrazione così rapida grazie anche al dottor Fiore, che incaricai di sentirla, perché io non volevo, non capivo nemmeno fino a che punto potevo spingermi, no? Per motivi proprio di garanzia della bambina, e temetti questo, e quindi registrai perché io, lei e tutti fossimo certi che aveva detto queste parole, specialmente questa sintesi incredibile, chi è stato, tizio, caro, il fatto di non sapere il secondo, come dei fatti erano fratellastri, il cognome dell'uno. Era proprio di una fedeltà così precisa alla vicenda che viveva, da sfiorare il dubbio mio, da provocarlo, dice che non ci crederà nessuno. Io devo farle un appunto, se posso. Certo. Un appunto affettuoso. Sì. Quando lei dice la comunità disse questa cosa, non è così. Fece poco. Dopo. Ho voluto dire che... Fece poco, sì. Dobbiamo essere onesti, dobbiamo dire, non che noi non siamo, per carità. No, certo. No, bisogna, la comunità non colse la enormità di questa vicenda.
poi col tempo, poi, non so se tu sei d'accordo, poi col tempo poi venne fuori questa assurdità. Voglio dirla subito, l'assurdità che poi consistette non solo nel fatto che non credettero a Palmina, non solo nel fatto che non valutarono, non giudicarono le prove raggiunte, perché noi non concedemmo nulla a Palmina, le facemmo dire le cose, le chiedemmo le cose più puntuali, più precise, che aveva fatto, non era una cosa così affettivamente superficiale, aveva, no, una cosa veramente fatta fino in fondo, come si doveva fare un esame di un testimone. Il problema, mi resi conto, sarebbe stato la difficoltà di portarli in un'aula di giustizia. Le aule di giustizia non sempre sono all'altezza della vita delle persone, delle competenze. Sono contenitori che sono molte volte presi dalla voglia di fare presto, e anche dall'angoscia di non partecipare troppo a queste vicende, no? Questo se per giunta si trattava di una bambina piccola, insisto, un avvocato disse il pubblico ministero si è innamorato di Palmina e quindi la difende a sparatratta. Certo, il pubblico ministero deve innamorarsi di Palmina, mica la deve odiare, come è successo, mica la deve odiare. Il problema non è stato questo che ha reso improponibile tutta questa vicenda. Il problema è che finché si è trattato del primo grado, secondo grado, assoluzione per insufficienza di prove, loro sanno, tutti sappiamo che l'insufficienza di prove è la scappatoia per non decidere. È la Cassazione. È la via di fuga che tutti i giudici, i più coinvolti nel loro ruolo, non lo usano quasi mai. Se hai questi dubbi, assolvi. Certo. Se hai questi dubbi, assolvi. Non lasciare questa zona grigia dell'incertezza, poi fate voi. Allora, primo, secondo grado, questa insufficienza di prove. La cosa terribile fu in Cassazione, perché nessuno discute, e questo ha un effetto oggi per le cose che stanno tentando di fare, nessuno discute che gli imputati di allora furono assolti. Noi ci mancherebbe, rispettiamo le sentenze. Ma se la casa di giudici si limitarono a dire non sono sicuro che costoro siano gli assassini di Palmina, ti può addolorare, puoi non condividere, ma non ti induce ad insorgere davvero. Ma la Cassazione disse sono da assolvere e li assolvo perché non lo hanno commesso il fatto, perché il fatto non sussiste. Questa affermazione è davvero devastante dal punto di vista della difesa dei diritti fondamentali della persona. Tu mi stai giudicando, io sono morta, ho sofferto quel che ho sofferto, tu sei chiamato a dire se costoro mi hanno uccisa e tu concludi che io li ho calunniati. È troppo, è una sentenza che veramente va annoverata negli annali delle brutalità giudiziarie. Davvero, dico, è una cosa che non è sopportabile proprio concettualmente, oltre che moralmente. E questa fu, certo, pose una serie di domande, lentamente l'opinione pubblica si accorse della gravità della cosa. A me hanno chi come, per il sindaco, io dico sindaco, ma lo rinominiamo, quindi non ci costa molto qua, non ti preoccupare. E quindi si pose lentamente questo problema. Io più volte l'ho detto che la Palmina, se fosse stata la figlia di un giudice, la figlia di un vice giudice, lei, io so dire questa cosa. Come? O so dirla. Lo ripeto anche qui. No, dico sale perché insomma la disse. Ed è rispondere al Consiglio Superiore, difensore della saggezza dei giudici. Certo. Vabbè. Giustificarmi perché dicendo che in effetti sono convinto che se si fosse trattato, però e la ripetiamo,
Cioè, era una società inadeguata, era un'istituzione in ritardo, lenta nel capire che non puoi scavalcare e oltrepassare i limiti del tuo mandato fino a non accorgerti che stai condannando indirettamente, ma duramente, per calunnia questa ragazza. Ora è diventata poi, nella letteratura giudiziaria, una strega. Se dal punto di vista delle carte, come è finito il processo, non burocratica, dal punto di vista, è un esempio ormai storico di una donna infuriata, inferocita e vivamente preconcetta, offesa da questi, da calunniarli, mi avete ucciso mentre mi sono uccisa. Questo mi dispiace tanto per la Cassazione, per quella Cassazione di quegli anni, di quei tempi, non poteva essere fatto. È una cosa di una gravità incredibile, anche dal punto di vista strettamente giuridico. Non puoi fare un'operazione di questo genere. Da qui è nato anche l'eterna domanda che ormai ci si pone. Ma perché? Perché questa insufficienza di prove ti trasforma addirittura, non c'è stato il fatto, e che c'è stato? Il suicidio. E via. Ma addirittura il suicidio, poi a quale si è aggiunto dopo un gesto calunnioso così pesante. Bambina, non era così. Io credo che quella corte, quei giudici hanno sottovalutato la portata rivoluzionaria del gesto di Palmina. Poi si fanno i convegni, poi si sono fatti poi convegni, cose, le diciamo sempre queste cose, le donne, la violenza sulle donne. Quello, quando si è chiamato in prima persona di fronte a una situazione, a un caso come quello, si vede che la nostra arretratezza è ancora pesante. Ancora oggi. Fu così troppo la sentenza.